The Pope's signature white Fiat 500 made a surprise visit to the Church of St. John Mary Vianney in the suburbs of Rome. Pope Francis greeted a group of 200 children with high fives. This visit was the first of the Pope's School of Prayer initiative as part of the Year of Prayer leading up to the Jubilee. All of the children are part of catechism groups preparing for their first communion. Pope Francis began their meeting by joking with the children. Mi hanno detto stia attento, signor Papa, stia attento, perché i bambini fanno chiasso. È vero questo che i bambini fanno chiasso? Sono tutti con le mani così e pregano? Soltanto quello? Stai attento, le bugie non si dicono. The Pope then took about an hour answering a number of the children's questions. He gave a short catechesis on three phrases that deal with relationships with others. Thank you, may I, and excuse me. Reflecting on thanking and praying to God, one young girl asked Pope Francis a difficult question. Come posso ringraziare e pregare il Signore anche se sto passando un periodo della mia vita così e così? Nei momenti di difficoltà, nei momenti della malattia, dobbiamo anche ringraziare il Signore o no? Sì, sì, ringraziare il Signore perché ci dà la pazienza di tollerare la difficoltà. E questa è una cosa bella, perché se noi non abbiamo la pazienza non possiamo davare avanti la vita, no? Another child asked the Pope how he personally thanked God after being elected to the papacy. And he responded with a joke. Chi deve ringraziare il Signore, io o voi? Ma noi dobbiamo imparare questo. Lei mi domandava se io ho ringraziato il Signore, come ho ringraziato il Signore. Sempre nella vita ci guida il Signore. Avete capito questo? Sempre il Signore nella vita ci porta avanti, ci porta su questa strada, ci porta quell'altra. Noi dobbiamo essere obediente al Signore. At the end of the meeting, the parish hall was filled with the sounds of the children singing. Alleluia, alleluia. These visits for the School of Prayer initiative connect the upcoming Jubilee of 2025 with Pope Francis' Jubilee of Mercy in 2016. That year, the Pope also made surprise visits, but to people living on the outskirts and those facing difficulties.